Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca futura, il transumanesimo. Questa parola significa il cambiamento dell'umanità. Inizialmente si parlava già di questo argomento già dal 1957 e uno dei primi che ne parlò fu uno scrittore, scienziato e anche fisico, a parte FM 2030, che quello è siriano, ma volevo parlarvi di un certo anche Julian Huxley. Quando si parla, lui fu il primo a parlare di questo ed è stato anche il fondatore dell'UNESCO e della WWF. Lui per primo credeva tanto alle teorie dell'evoluzionismo di Charles Darwin. Parlando proprio di questo, perché se ho accennato Charles Darwin non è un puro caso. Si tratta del perfezionamento della specie, in questo caso della specie umana. Iniziamo sempre a trattare su questo punto. Già nell'epoca fascista, nazifascista, si parlava di eugenetica, di cui ne ho fatto già un video in uno dei miei video precedenti. Cioè che cercavano di uccidere tutti quelli che non erano considerati perfetti per creare a tutti i costi la cosiddetta razza ariana, la razza perfetta. Ma adesso chiudiamo questa parentesi perché già ne ho parlato in parecchi video di nazismo, di fascismo, di esoterismo fascista. Adesso continuiamo a parlare di transumanesimo, cambiamento dell'umanità, cercano di migliorare grazie alla tecnologia, perché esso si tratta di una corrente letteraria, filosofica di massa di questo nuovo secolo. Ovvero vogliono creare un uomo macchina, hanno già creato l'intelligenza artificiale e le nanotecnologie. Essi in sé per sé non sono un male, a meno che non vengano usate in un modo scorretto, che in questo video ne tratteremo. Le nanotecnologie sono state create per curare i pazienti attraverso prima un ingerimento di una capsula che poi arriva al corpo e mettendo prima un'anestesia, questi piccoli organismi tecnologici iniziano a curare, operare e medicare un paziente. Questo è nanotecnologia proprio perché sono dei robot piccolissimi che qua si parla anche di micrometri o di nanometri, proprio delle misure piccolissime in metro. Piccole anche meno di una cellula umana, che servono proprio per curare da ogni malattia. Questo, come l'eugenetica, volevano perfezionare la razza umana, volevano anche eliminare tutti gli handicap, le varie malattie e l'invecchiamento, che sono le paure principali dell'uomo medio. L'invecchiamento, secondo loro, poi provoca la morte. Per queste persone, per questo motivo, molti anziani
Quando parlano, parlano sempre del passato, di quello che hanno fatto nella loro infanzia, di quello che hanno fatto nella loro adolescenza. Una persona anziana non sempre parlerà del presente, ma parlerà sempre dei suoi ricordi e del passato perché ha paura di morire. Per questo motivo si cerca di superare l'anzianità, cioè si cerca di diventare immortali. Questi vogliono esserlo a tutti i costi, vogliono creare anche come delle sorte di ibridazione tra meccanico e umano per rendere ogni individuo immortale, giovane in eterno, ma anche senza handicap. Anche nella Bibbia c'è scritto che un domani, soprattutto nel libro della Rivelazione, l'Apocalisse, in un versetto c'è scritto pure che i ciechi riacquisteranno la vista, i sordi l'udito, lo zoppo ballerà, il muto parlerà. Questo si sta realizzando. Già in epoca medievale gli alchimisti cercavano a tutti i costi una medicina universale che cura da tutte le malattie. Cercavano la pietra filosofale, quella cosa che trasforma il piombo in oro, ovvero il perfezionamento di un individuo imperfetto, lo rendi perfetto, l'eterna giovinezza, l'immortalità, quello che chiamano il Santo Graal, cioè coloro, quella cosa che perfeziona l'umanità. Adesso, come ben sappiamo, grazie ad Alexia, a OK Google e altri organismi di intelligenza artificiale, loro ci consigliano cosa fare, ci dicono il meteo, ci dicono anche le notizie del giorno, quello ci pensi il telegiornale. Queste intelligenze artificiali ti possono consigliare, per esempio, cosa manca nel frigo. Queste invece si parla di frigoriferi intelligenti che ti consigliano quale alimento sta per scadere, quale alimento manca. Poi ci sono anche altri tipi di elettrodomestici considerati intelligenti che, come se fossero loro a comandarci la spesa che dobbiamo fare e anche altro. Questi, anche le automobili che si guidano da sole, un domani, già adesso è possibile, ma un domani saranno in commercio, che basta solo sedersi all'interno dell'automobile, quella parte da sola, e con i comandi vocali puoi guidare anzi no, l'automobile si guida da sola, però puoi anche dirigerla con i comandi vocali oppure indirizzarla verso una meta che vuoi andare. Quando vi ho detto il fatto che no, l'eugenetica, a parte che è simile l'eugenetica al transumanesimo, il fatto che hanno creato l'orecchio bionico, l'occhio bionico, che l'esoscheletro che permette ai paralitici di camminare, l'occhio bionico che perfeziona la vista, permette ai ciechi, anche a chi è cieco dalla nascita, a vedere quello che non ha mai potuto vedere, oppure ai sordi l'orecchio bionico che permette di sentire, di ascoltare, cosa che loro non hanno mai fatto. Questo è un progresso della scienza. Questi suoni sono soltanto di Wow App Beta. Chi vuole iscrivere, si iscriva.
Siamo comunque condizionati dalla tecnologia. La tecnologia ha preso i nostri tempi, la nostra realtà. Viviamo nell'epoca dei computer. Stiamo vivendo nel futuro. In parecchi film cyberpunk mostrano come sarà il futuro, anche nei libri come quelli di Asimov o come quelli di Jules Verne, mostrano come sarà il futuro e anche il futuro che sta per avvenire. Un altro esempio è George Orwell nel romanzo Il Grande Fratello 1984, che in realtà è stato scritto nel 48, che si parla di questo futuro di cui stiamo arrivando adesso, di cui non sarà più possibile avere la libertà di parola, lo psicoreato, come diceva Orwell, non sarà più possibile trovare lavoro, lo dice, non sarà più possibile essere liberi neanche di stare in casa propria. Ovviamente, noi vogliamo giustizia. Se un debole è stato maltrattato da uno forte, come ad esempio quei medici che picchiano i pazienti, soprattutto nei manicomi o nelle case di cura o negli ospizi e dormitori per anziani, che non tutti però, non tutti gli infermieri picchiano gli anziani negli ospizi, nelle case di riposo, come non tutti gli infermieri e quelli del servizio civile, non tutti picchiano i disabili che dovrebbero assistere, ma grazie a Dio sono state inventate delle telecamere di cui queste persone non possono più fare i furbi dicendo no, io non l'ho neanche toccato, no, io mi prendo cura di lui. Con queste tecnologie è possibile smascherarli e devono andare in galera perché non è giusto maltrattare chi non può reagire. Però poi ci vogliono condizionare a mettere telecamere ovunque. In sé per sé non c'è nulla di male, perché se lo fanno soltanto per immortalare il criminale, il falso buono che vuole picchiare i bisognosi invece di prendersene cura, è giusto che vada in galera e che non esca più. Però loro in futuro esagereranno creando mettendo telecamere ovunque e impedendo la nostra privacy. In futuro non avremo più la nostra privacy, non sarà più possibile essere liberi, a parte che non siamo mai stati liberi. Ho fatto anche un video sullo schiavismo, di cui anche ai tempi del Medioevo, ma pure prima, ai tempi dei faraoni, ci sono sempre stati i padroni e gli schiavi, di cui hanno impedito la libertà a un certo numero di persone. I vassalli, i valvassini, i valvassori, l'epoca dei feudatari, di cui si schiavizzavano questi mezzadri che lavoravano avendo soltanto parte del raccolto anziché avere i soldi. Adesso c'è sempre lo sfruttamento, ma la libertà è soltanto un'illusione, un'utopia. Oggi come oggi, in futuro saranno tutti schiavi delle tecnologie,
anche nella Bibbia stessa dice, sempre parlando dell'Apocalisse, che ci sarà il marchio della bestia che nessuno potrà né comprare, non potrà più comprare o vendere se prima non si fa inserire il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano destra, che cos'è il microchip sottocutaneo di cui ho già parlato in alcuni video precedenti. Che ti vogliono mettere questa piccola capsula sottopelle che servirà sia come codice fiscale, sia come carta d'identità che come carta di credito. Attraverso questa nanotecnologia, il microchip, lo passi attraverso un segnale radar. E ti vede chi sei, dove abiti, cosa hai fatto, quale studio hai fatto e anche se vuoi comprare o vendere delle merci. In futuro tutti saremo schiavi del microchip sottocutaneo perché senza di esso non potremo più né comprare né vendere. Poi le automobili che si guideranno da sole. C'era anche un film degli anni 80, Il Maggiolino tutto matto, che c'era questa macchina, questa Volkswagen Maggiolino che si guidava da sola. Bene amici, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, anche se non si tratta né di teorie né di favole moderne, ma una spaventosa realtà futura. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.